Non riesco a smettere, aiuto! Basta, Diana! Ma Prendiamo 4 mele golden e andiamo a sbucciarle. sai, Diana, che sei velocissima a pelare le Ah sì? mele? Sì. Beh, Perché dovrei essere più lenta in io sono realtà. una lumaca in Tu sei... confronto. Una volta sbucciate le mele, andiamo a tagliarle a fettine. Quindi prima le tagliamo a metà, poi di nuovo a metà. Rimuoviamo il torsolo. Le tagliamo a fettine abbastanza sottili. Ecco qui pronte le nostre mele. Adesso andiamo ad aggiungere il succo di un limone e dello zucchero, circa un cucchiaio. Mescolo il tutto e adesso le metto da parte. Separatamente prendiamo una ciotola nella quale mettiamo 2 uova, 80 grammi di zucchero. E ora cominciamo a montare con le fruste. Ora aggiungo 60 g di margarina vegetale. Potete trovare anche la ricetta sul nostro sito. Vi lasciamo il link qui sotto. La mia era a temperatura ambiente, quindi abbastanza morbida. Ora continuiamo a mescolare con le fruste. A questo punto incorporiamo 300 g di bevanda vegetale, di mandorle o di soia, quella che preferite, e continuiamo a mescolare con le fruste, magari su una velocità un po' più bassa. Noterete che il composto diventerà molto liquido, ma è giusto che sia così, quindi non preoccupatevi. Ora aggiungo 130 g di farina di mandorle. L'aggiungiamo gradualmente mentre mescoliamo. E ora incorporo anche 100 g di farina di grano saraceno, oppure un'altra farina che potete usare. Anche qui l'aggiungiamo gradualmente. Ci siamo. Ora aggiungo 12 g di lievito in polvere per dolci e anche un cucchiaio circa di cannella. Ho il presentimento che questa ricetta mi piaccia. Chissà perché. Ora prendiamo uno stampo da 24 cm di diametro, unto infarinato, potete anche ungerlo con la margarina che fate in casa se volete. E a questo punto prendiamo le nostre mele e le distribuiamo all'interno dello stampo. E ora prendiamo il nostro impasto e andiamo a versarlo sopra le Wow! mele. Che profumo che ha questo impasto già adesso. A questo punto muoviamo la teglia. Così, in modo che l'impasto raggiunga proprio tutte le mele uniformemente. Ora spolveriamo con poco zucchero sopra, così poi avremo una bella crosticina dorata. E ora inforniamo nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 50 minuti. Andiamo! Ragazzi, se vi piacciono le nostre ricette, il modo migliore in cui potete supportarci è mettere un mi piace a questo video e condividerlo con i vostri amici. E vi ricordo che potete seguirci anche su Instagram, ci trovate come Diana e Alessio, mi raccomando, vi aspettiamo anche lì. 3, 2, 2, 1, 1. wow! Ma tu ti aspettavi una cosa del Ma genere? poi è altissima, ragazzi, guardate quant'è alta. Ma poi immagino sia sofficissima, vero Diana? Ho l'acquolina, meno male che hai parlato tu perché non ce l'avrei fatta. No, non ce la faccio. Devo assolutamente tagliare una fetta il prima possibile perché il profumo che sprigiona questa torta è qualcosa di incredibile. Senti già il suono che fa Diana. Sì, è musica, musica. Musica. Ragazzi, questa per No. colazione è il top. Sono Proprio senza è la parole. torta della colazione Sono questa. senza parole, proprio una torta così, senza glutine, ragazzi, che meraviglia e che profumo. Oh mio Dio, Questa questa è la torta delle torte. è la torta più buona in assoluto che io abbia mai fatto.